Lo Sport, in collaborazione con... Da Pegaso, la qualità incontra risparmio. Solo da noi, i migliori mobili artigianali veneti, scontati oltre il 50%. Mobili in arte povera, rustici, in legno massiccio, anche con finiture a richiesta. Noce, naturale, laccati, decappati. Pegaso, mobili per sempre. Sotto il sole cocente di un pomeriggio di metà luglio è cominciata la stagione 2015-2016 dell'Alessandria. Il nuovo tecnico Giuseppe Scienza, insieme al proprio staff, ha diretto il primo allenamento sotto gli occhi di un gruppo di tifosi presenti presso il campo Michelin di Spinetta Marengo per vedere soprattutto i volti nuovi in una rosa che, parole del direttore sportivo Magalini, è completa al 90%, in attesa del secondo portiere e di un giovane attaccante. 20 convocati per la prima giornata di lavoro sul terreno da gioco, insieme a 5 elementi della Berretti. Esercizi di stretching, test atletici e la prima occasione per fare gruppo e creare la giusta alchimia fin da subito, in vista di un campionato che l'Alessandria vorrà vivere da protagonista, dopo l'obiettivo playoff solamente sfiorato l'anno scorso. In mattinata, tre dei nuovi acquisti, Boccalon, Loviso e Fischnaller, hanno incontrato la stampa, mostrando idee chiare e voglia di ben figurare in una società prestigiosa e ambiziosa come quella grigia. Domani ci sarà la passerella ufficiale nel cuore della città, in Piazza Marconi, in occasione della notte Happy Grey, che coinvolgerà anche diversi esercizi del centro storico. Dal giorno seguente poi via la campagna abbonamenti, con prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione. Sabato, infine, la squadra partirà per Bardonecchia, dove rimarrà in ritiro fino al prossimo 1 agosto. Lo Sport, in collaborazione con... Pegaso, mobili per sempre. Sulla strada statale Nuovi Alessandria, aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con... Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Parco acquatico Lavagello, vi aspettiamo a Castelletto d'Orba. Troverete un incredibile multi-race foam a quattro corsie, lo scivolo più veloce d'Europa, una nuova laguna caraibica di ultima generazione con idromassaggi, solarium acquatico e un'isola bimbi con 7 scivoli. Per i più temerari, Black Hole e Rapid River. Attrazioni per adulti e per bambini per un'estate all'insegna del divertimento e del relax. Il Parco acquatico Lavagello vi aspetta a Castelletto d'Orba.